La trasmissione Medicina, Salute e Benessere è offerta da Convidian Italia. Medicina, Salute, Benessere. Conduce Liana Radici. Buongiorno, e su queste scicchissime, elegantissime note di Mina, Over the Rainbow, in clima natalizio, stiamo vedendo anche le immagini su Sky, fiocchi di neve anche sul capoluogo piemontese. Perché? Perché Milano è completamente imbiancata e sta nevicando da tutta la notte, praticamente sta nevicando in tutto il nord. Speriamo che non arrivi anche qui a Roma, altrimenti sai che catastrofe, lo sappiamo già, perché l'anno scorso infatti abbiamo vissuto tantissimi disagi con la neve, ma anche la bellezza appunto di avere la nostra città città imbiancata. Allora, oggi ci occupiamo di una cosa molto bella, perché per la prima volta in Italia, con l'internazionale per la prevenzione dell'A e il Policlinico Gemelli di Roma, è stato aperto un nuovo reparto. Andiamo a vedere insieme di che cosa si tratta. Abbiamo in collegamento telefonico la dottoressa Daniela Ricci, neuropsichiatra infantile appunto del Policlinico Gemelli di Roma. E dovremmo avere... Dottoressa, c'è? Buongiorno. Buongiorno. Dottoressa, benvenuta. Dovremmo avere insieme a lei, cara dottoressa Ricci, anche il vicepresidente Michele Corcio della... Buongiorno. E mi ha dato una brutta notizia, che Milano è tutta imbiancata, mi hanno già cambiato l'aereo una volta. Accidenti. Speriamo. No, effettivamente sta nevicando sì. Anche in questo momento in tutto il nord. Mi dispiace, dottore. Allora, intanto la stavo presentando, lei è vicepresidente dell'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità. Sì. Allora, che cosa è accaduto ieri qui a Roma? Ieri abbiamo inaugurato il centro di diagnostica e riabilitazione visiva per bambini con deficit plurisensoriale, ed è un po' l'ultima tappa di questo nostro progetto, che va dal 2007 istitutivo del Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione Visiva degli Ipovedenti, perché con la legge 284 del 1997 finalmente la riabilitazione visiva è entrata un po' nel nostro sistema sanitario nazionale. Quindi noi dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, IAPB Italia Onlus, sì. Abbiamo creato questo polo grazie anche alla collaborazione, alla disponibilità dei locali presso il Policlinico Gemelli. Ieri abbiamo inaugurato... È stato scelto un giorno non a caso, perché ieri era 13 dicembre, Santa Lucia, che è protettrice della vista. Non a caso, perché la vista è importantissima, è fondamentale per la qualità della vita dei nostri ragazzi, ma di tutte le persone. E quindi si consideri che attraverso il canale visivo passa più dell'80% di tutte le informazioni sul mondo circostante, i colori, le forme, il panorama, i bellissimi tramonti e quant'altro, giusto per citare qualche elemento. E quindi una patologia visiva che limita la funzione visiva, il campo visivo o l'acuità visiva, chiaramente significa una perdita di informazione, con tutti i condizionamenti che poi ci sono sull'autonomia personale, sulla gestione del proprio ambiente. Certo, perché poi da lì scaturiscono una serie di problematiche che vanno veramente a incidere, certo, sulla qualità della vita dei bimbi. Ecco, certamente. Ma questa attività multidisciplinare prevista nel centro sarà molto importante, perché si potrà intervenire prima laddove è possibile con un intervento chirurgico migliorare la qualità della vista dei piccoli? Beh, intanto questo nostro centro, e con la direi la grandissima competenza professionale, oltre che grandissima disponibilità umana, della dottoressa Daniela Ricci e del professor Mercuri della neuropsichiatria infantile, le famiglie avranno un sicuro punto di riferimento, e questo già può essere indice di serenità, tra virgolette, per le famiglie, cioè avere una prospettiva, il che significa essere accolti, il che significa ricevere tutta l'assistenza necessaria e soprattutto, ecco, acquisire delle tecniche di riabilitazione che vanno dalla stimolazione visiva alla stimolazione corporea, all'esplorazione dell'ambiente, alla conoscenza dei libri tattili per, certo, i bambini piccoli, perché poi devono andare a scuola, quindi noi li dobbiamo preparare. È chiaro. Ecco, ma sarà un centro dove si svolgerà un'attività di day hospital oppure anche di ricovero?
Dottoressa Ricci credo che possa fornire. Benissimo, sì, allora la dottoressa Ricci, ecco. Allora, a seconda delle esigenze delle famiglie si possono organizzare situazioni diverse, perché ovviamente molto spesso le famiglie preferiscono, pur venendo da lontano, non rimanere in ospedale, diciamo, anche di notte, chiaro, ma poter venire più giorni da noi, e noi siamo assolutamente aperti. Nelle diverse giornate si fanno diverse attività, che vanno ovviamente da un'iniziale parte diagnostica per capire un po' qual è il residuo visivo, certo, del bambino, e poi per fornire un pochino di informazioni su quello che è il percorso di sviluppo di ogni bambino. Ogni bambino ne ha uno individuale, con interessi particolari, con competenze particolari che vanno assolutamente potenziate e sfruttate. E quindi con i genitori si troveranno sia le situazioni, diciamo un po' le attività che possono essere utili per il bambino e interessanti per lui, sia i materiali, i giochi che sono quelli più opportuni. E i genitori avranno modo qui di vedere quello che noi abbiamo, ma anche di capire come queste cose si costruiscono insieme. Certo. Perché quello che sta abbiamo partendo l'aereo del dottor Corcio, dottore, c'è sempre, sì, non è... sì, ci sono, mi sto muovendo con la, allora, macchina, se vuole, guardi, se vuole, dottore, così la liberiamo, perché effettivamente lei è in aeroporto e rischia di perdere l'aereo per colpa nostra. Io le faccio un'ultima domanda, la salutiamo e rimaniamo con la dottoressa Ricci. Io quello che volevo chiedere a lei, quanti sono, se lei conosce, i centri in Italia che si occupano appunto di riabilitazione visiva? Ma guardi, abbiamo una situazione, come dire, a macchia di leopardo, nel senso che i centri di riabilitazione visiva censiti sostanzialmente, che vengono registrati tra pubblici e privati, sono più di 90, però intanto molti di questi non hanno tutte le caratteristiche dei veri centri di riabilitazione visiva, così come previsto dalla normativa. Molti si dedicano agli adulti e per i bimbi non ce ne sono quasi. Di sicuro questo del Policlinico Gemelli, che abbiamo creato al Policlinico Gemelli, è il punto di riferimento per il centro-sud. Ne risultano altri, e quindi la IAPB Italia Onlus, insieme al reparto di neuropsichiatria infantile, dicevo, con la dottoressa Ricci e il professor Mercuri, ecco, certo, costituisce finalmente un punto di riferimento per le famiglie. Un punto di riferimento importantissimo, devo dire. Io, dottor Corcio, intanto la saluto, le auguro buon viaggio e speriamo che riesca ad atterrare a Milano, insomma, perché sta nevicando, molto, purtroppo speriamo, sta nevicando ancora. La ringrazio molto. Grazie, buon viaggio. Ricci, arrivederci. Grazie. Allora, dottoressa, a noi, ecco, abbiamo salutato il vicepresidente dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione alla Cecità. Io le volevo fare qualche domanda un po' più specifica su quello che riguarda le patologie che colpiscono appunto gli occhi. Questo problema dell'ipovisione in età pediatrica è molto diffuso, com'è l'incidenza nel nostro paese? No, tenga conto che per la prima volta il dottor Corcio diceva che effettivamente questa è un'esperienza praticamente unica. Perché? Perché noi ci occupiamo di quello che le patologie che colpiscono la vista, quindi non solo l'occhio, ma anche bambini che hanno lesioni cerebrali. Ah, ecco. Perché ovviamente la vista dipende dall'occhio, giustamente, certo, ma anche però... da tutte le capacità di processare le informazioni e decodificare che ha il cervello. È chiaro, è chiaro. Diciamo che questo tipo di accoglienza per le famiglie di bambini che hanno entrambe le problematiche, che possono avere entrambe le problematiche, è un pochino una cosa unica. E tra l'altro noi abbiamo sviluppato una batteria di valutazione delle funzioni visive che utilizziamo già in epoca neonatale, addirittura con i bambini prematuri quando sono ancora in terapia intensiva neonatale, quindi molto precocemente. Certo, quindi non si parla soltanto di ipovedenti, ma da bambini colpiti dalle disabilità sensoriali più diverse, insomma. Sì, sì, infatti, ecco, il centro e per bambini con deficit sensoriali, e coinvolgiamo nel nostro centro anche bambini che hanno un deficit sensoriale non esclusivamente visivo, certo, quindi anche dell'udito per esempio, e poi problemi motori come possono avere quei bambini che hanno delle lesioni cerebrali. Quindi il nostro intervento è proprio a 360 gradi. Ecco, anche come figure professionali, perché intervengono non soltanto quindi i neuropsichiatri, ma c'è un pool di specialisti completo. Esatto, esatto.
diciamo, questo centro può nascere perché nel Gemelli ci sono tutte queste figure, partendo dai neonatologi, perché c'è una terapia intensiva neonatale molto che lavora in modo eccellente, gli oculisti che hanno un'esperienza sia sui bambini prematuri, sia bambini con malformazioni proprio oculari e patologie oculari specifiche, ci siamo noi che lavoriamo come neuropsichiatri infantili, lavoriamo con bambini che hanno diversi tipi di problemi e anche appunto soprattutto a livello cerebrale, e c'è poi il Polo Nazionale di Ipovisione con l'agenzia, come dicevamo prima, che si occupa specificamente di riabilitazione. Ecco, ma voi mettete anche in contatto la famiglia, la scuola per dei percorsi di cura personalizzati? Assolutamente sì. Ecco, questo mi sembra veramente molto importante e innovativo, perché normalmente ecco, negli ospedali su quello, non si riesce. Su quello che è il territorio di Roma, noi facciamo degli interventi che sono diretti, perché accogliamo anche i terapisti se possono venire, uh-huh. così come accogliamo anche gli insegnanti. Facciamo dei video che i genitori possono portare al terapista, e questo anche se non sono di Roma ovviamente, certo. in modo da mostrare non solo la parte diagnostica ma anche proprio tutte le attività in ambito riabilitativo che noi proponiamo, e perché questo, avendo anche dei video, i genitori possono rivedere tutto quello che è stato fatto e proposto, perché sicuramente alcune delle attività che proponiamo riguardano la quotidianità, quindi certo. il terapista può intervenire una o due ore in una giornata, ma in realtà è il genitore che è con quel bambino tutto il resto della giornata. È chiaro. Le attività pratiche come mangiare, lavarsi, quindi tutto quello che fa parte della quotidianità, richiede un sacco di competenze che vanno sviluppate allo stesso modo che la parte motoria o